Hi. Hi. Hey there. Hey there. Let's create a connection and enjoy the ride. Come join us here at Open Minds. In questa lezione ci occuperemo di parlare di vestiti e alcuni oggetti che si possono mettere in valigia quando andiamo a fare un viaggio. Il tema di questo piano, di questo progetto, sarà proprio il viaggio, un viaggio a Londra. In questa prima lezione ci occuperemo anche di ripassare il tempo atmosferico. Hello and welcome to London. Let's make a tour of the city. Chiedete poi ai bambini se secondo loro a Londra potrebbero trovare caldo, freddo, sole, pioggia e così via. Mostrate poi le immagini che ci sono dalla slide 10 alla slide 12 ai ragazzi e spiegate ai bambini che tutte queste persone che vedono nelle immagini si trovano a Londra. Quindi con loro e con queste immagini verifichiamo il tempo atmosferico di Londra ipotizzato nella domanda precedente. A questo punto, per la slide dalla 13 alla 25, dividiamo i bambini a coppie, mostriamo le immagini e facciamo una sorta di gara. Chiediamo alle coppie di scrivere su un foglio di carta gli oggetti che vedono prima di mostrare la parola. Per fare ciò dobbiamo mettere le slide in modalità presentazione. Chiediamo quindi ai bambini di, quando vedono l'oggetto, scrivere la parola. Passiamo tra i banchi, verifichiamo chi ha scritto giusto, anche lo spelling ovviamente, e scriviamo la parola alla lavagna o comunque azioniamo la presentazione in modo che compaia sulla slide. Assegniamo un punto ai ragazzi che hanno scritto le parole. Vediamoci che una delle caratteristiche di questi piani è proprio essere multisensoriale, quindi nel momento in cui dobbiamo imparare del vocabolario, anche in avanti per tutte le altre lezioni, cerchiamo sempre di abbinarle a un gesto e di fare dei giochi che comprendano questo gesto. Come vi spiegavo prima, per esempio, si può usare il gesto e richiedere il vocabolo, oppure dire il vocabolo e chiedere il gesto ai ragazzi, oppure i mimi. Si può usare il disegno, che è un altro ovviamente canale percettivo, quindi chiedere loro di disegnarlo. What is it? What is it? Yes, it's rainy. It's rainy. What is it? What is it? Yes, an umbrella. An umbrella. An umbrella to protect you from the rain. Ah! Look, a sun. What is it? What is it? It's sunny. Good job. A sun. It's Passiamo sunny. Passiamo poi alla parte negativa. Quindi iniziamo con il role play. Durante il role play i bambini verranno divisi a coppie, uno studente A e uno B, o uno e due, insomma. E ai bambini verrà consegnato il role play che trovate sul plan. Potete vedere voi se scopiarlo su un altro foglio e distribuirlo, scriverlo su un pezzo di carta, se scriverlo solo alla lavagna e chiedere magari ai bambini di copiarlo sul quaderno. Allora, nella prima frase abbiamo due versioni di What's the weather like e How's the weather in. Abbiamo messo entrambe le versioni proprio perché in inglese sono corrette entrambe, dipende un po' da quella espressione che avete usato fino ad oggi con i vostri bambini. Sceglietene una per il vostro roleplay. Il bambino B dovrà rispondere It's hot and sunny se siamo a Miami, or It's cold and rainy, per esempio se siamo a Vancouver, or It's cold and snowy se siamo a Vancouver. E i vestiti che vengono citati dopo questa affermazione dovranno seguire lo stile della temperatura della città, cioè se parliamo di Miami probabilmente chiederemo se hanno portato la crema solare, e gli occhiali da sole, eccetera. Se invece siamo a Vancouver chiederemo più probabilmente an umbrella, a cap, eccetera. It's raining.
It's raining today. So I'm wearing a sweater, a jacket, and boots. When it's sunny, I wear a dress. Possiamo ripassare i vestiti, se credete ci sia bisogno, prima di fare... On the top of our bodies, we can put on a shirt or a t-shirt, a jumper, or a coat if we go outside. As for the bottoms, we put on trousers or a skirt. And of course, we need to put something on our feet. We put on shoes. I giochi per il quale bisogna parlare dei vestiti. Come per esempio possiamo chiedere a un bambino di uscire dalla classe, dopodiché consegnare un tesoro, che può essere una penna, a un altro bambino. Il bambino che è uscito, una volta tornato in classe, dovrà indovinare chi ha la penna chiedendo solo come è vestito. E si tratta proprio di un'attività che ci fa fare una valigia immaginaria per andare in vacanza a Londra. Ricordiamoci che il nostro plan è tutto riguardante questo ideale viaggio a Londra, e quindi nella prima lezione, con i vestiti che abbiamo ripassato e gli oggetti che abbiamo imparato, chiederemo ai ragazzi di creare la propria valigia per Londra. Si può sia fare un disegno che scriverlo. Vedete voi cosa dei vostri ragazzi sono più abituati. Se non avete tempo, lo fate per compito. Come follow up di questa lezione abbiamo un gioco su Wordwall, quindi tutto quello che dovrete fare è mandare il link ai vostri ragazzi per farli giocare e farli esercitare.